il lettore non trova il giornale in edicola, che è una protesta fortissima, molti sapete non sono nemmeno d'accordo su questo tipo di scelta, o non riesce a vedere le notizie in televisione, allora che cosa fa? Accende la rete e le legge lì? No, bisogna che, diciamo, il fruitore di notizie anche sulla rete non le trovi, cioè che ritrovi quella protesta lì. Idea aggiuntiva di Venier qual è stata? Non limitiamoci a questo però, continuiamo a produrre, produciamo una riflessione che ognuno farà a modo suo sul DDL Alfano, cioè sul motivo della lotta. Però quel giorno le altre notizie le oscuriamo. Badate, molti siti, io ne ho parlato, mi hanno detto no, ma noi non vogliamo fare politica, ma insomma, quando uno dà una notizia fa già politica, dopodiché ognuno può fare quello che vuole. Se noi riusciamo però a dare un segnale anche sulla rete, cioè che la rete non è un mondo selvaggio dove ognuno pubblica quel che gli pare, ma è un luogo di riflessione, ed è un luogo di riflessione anche giornalistica di qualità. Esistono quelle che abbiamo chiamato le redazioni sommerse, quelli che abbiamo chiamato dei giornalisti non strutturati, ma molti di questi lavorano seriamente, sono conosciuti, sono diventati in alcuni casi anche fonti primarie, anche in Italia. Beh, ecco, questo segnale ci interessa, e ci interessa ripartire da qua per creare, come dire, una rete di queste realtà. E una rete di questa realtà non vuol dire soltanto opporsi a un cattivo disegno di legge e fare della protesta, significa anche lavorare sulla qualità di questa informazione, che diventerà sempre più importante. Io preferisco fermarmi qua, non so se Giorgio Santelli di Reporter Senza Rete vuole proseguire. Dico qualcosa io, anche breve. Noi abbiamo ipotizzato fin dall'inizio, anche insieme alla Federazione Nazionale della Stampa e insieme al comitato che si era costituito, che le iniziative che venivano messe in campo rispetto alla protesta sul DDL Alfano fossero delle iniziative che dovessero essere scadenzate nel tempo. Questa è un'iniziativa che nasce, devo dire la verità, grazie all'appello di Lettera 22, ma che ci ha trovato insieme fin dall'inizio, fin da quando abbiamo creato un coordinamento, per la prima volta forse unitario, tra diverse realtà, che ha accompagnato la comunicazione della manifestazione del primo luglio. E in quel luogo abbiamo cominciato a raccogliere tante informazioni e tante opinioni rispetto al DDL Alfano. E per la prima volta abbiamo detto: mettiamoci insieme, diamo valore alla rete e diamo valore anche a quel pezzo di giornalismo, lo citava prima Emanuele, che è quello meno visibile, è quello, se vogliamo, più bistrattato, più sommerso. Da qui l'intervento di Reporter Senza Rete, che nasce per l'appunto anche per difendere questa parte del giornalismo. Ma insieme a noi, ovviamente, oltre a Lettere 22, oltre all'articolo 21, l'associazione 512, Valigia Blu e tutte le associazioni di siti internet che stanno dando conferma in queste ore di questa protesta che ci sarà sul web. Perché abbiamo scelto di parlare esclusivamente del DDL Alfano quel giorno e di questo motivo? Perché, e questo ci preme dirlo a noi di Reporter Senza Rete, è la notizia, se vogliamo, ancora mancante. L'informazione ha tentato di spiegarlo, ma ancora non si è spiegato fino in fondo, nonostante più volte siano state lanciate anche delle iniziative aperte anche agli editori. Articolo 21 aveva fatto una proposta, quella di uscire con delle pagine in cui si spiegava su tutti i giornali insieme che cosa sarebbe successo nel momento in cui il DDL Alfano fosse stato già approvato e in vigore, per spiegare all'opinione pubblica che cosa mancherebbe all'informazione. Per chiudere accolgo un appello di Giulietti, disponibili anche ad altre iniziative. L'idea di salire su un tetto, e io lo dico da portavoce di Reporter Senza Rete, perché l'informazione rischia di essere senza tetto a tutti gli effetti, cioè il DDL Alfano che colpisce direttamente i giornalisti, diciamo anche quelli più garantiti, pensate che tipo di tragedia può rappresentare per chi fa il freelance, che non avrà nemmeno più la possibilità di raccontare alcune cose perché privato anche di qualsiasi garanzia, tra virgolette, di difesa di un editore che comunque possa tutelarlo anche dal punto di vista economico. Quindi questa di
salire su un tetto per rendere visibile la nostra protesta, la protesta complessiva di questo mondo, è sicuramente una delle iniziative che potrebbero essere messe in campo. Io ridarei la parola ad Emanuele per forse l'intervento di Jacopo. Poi leggo l'elenco io. Ma quando gli amici di Lettera 22 ci hanno proposto questo appello, noi abbiamo subito aderito per una questione fondamentale, che cioè lo sciopero dell'informazione deve essere anche sulla rete. Come diceva Emanuele, c'è una realtà specifica che è fatta di ormai centinaia, migliaia di siti di informazione. Come far stare l'informazione online dentro lo sciopero della grande informazione? Questo ragionamento parte dalla documentazione e delle ragioni dello sciopero che noi possiamo far stare sulla rete nel giorno in cui c'è il silenzio degli altri mezzi di informazione. Quindi cancellare il resto della produzione, far star dentro gli argomenti, le battaglie, le ragioni dello sciopero della Federazione Nazionale della Stampa, però viste dal punto di vista delle redazioni formali, delle redazioni internet, delle redazioni che fanno informazione anche in modo a volte artigianale, ma progressivamente sempre più importante nel mondo della comunicazione. Noi abbiamo avuto il 1 luglio già un'esperienza importante, un network di web TV fatta da oltre 300 siti hanno realizzato un prodotto che è stata una diretta rete unificata, si è detto così, che ha messo insieme appunto 300 postazioni di trasmissione, che ha avuto un successo enorme dal punto di vista dei contatti anche grazie a grandi siti di informazione che l'hanno rilanciata. Quell'esperienza ci dimostra che è possibile fare non dico concorrenza, ma di stare a fianco alla grande comunicazione sui temi che interessano la rete. Noi proponiamo quindi noi il giorno dello sciopero trasmetteremo tutto il giorno e proporremo anche a questa rete di Web TV di ritrasmettere tutto il giorno le voci di Piazza Navona, le voci che sono state raccolte in quella mobilitazione, e crediamo nella necessità che appunto questa parte della comunicazione e dell'informazione debba trovare spazio anche nella piattaforma rivendicativa della Federazione Nazionale della Stampa, più complessivamente sul mondo della comunicazione. Pensiamo che dai problemi della banda larga ai problemi contenuti nel DDL intercettazioni che riguardano la parificazione di ogni blog a una qualsiasi redazione, al decreto attuativo del decreto Romani, a tutti gli attacchi che sono stati fatti pesantissimi alla libertà di informazione sulla rete, non siano meno importanti dal punto di vista strategico di quanto si sta compiendo dal punto di vista della minaccia agli grandi editori sulle multe di pubblicazione delle intercettazioni. La rete è il futuro dell'informazione, la rete già due volte ha cominciato a essere protagonista della comunicazione degli eventi che riguardano la mobilitazione sull'informazione. Da ottobre ad oggi tanto spazio è stato fatto per essere protagonisti nel più vasto panorama della comunicazione e dell'informazione. Crediamo che appunto ci sia uno specifico, e per questo l'appello di Lettera 22 è arrivato nel momento giusto a porre la questione giusta, cioè la grande comunicazione ma anche la comunicazione sulla rete. Grazie. Una sola cortesia, mi rivolgo alla Federazione della Stampa. Proprio perché articolo 21, come Popolo Viola, come Lettera 22, come i Giovani per la Costituzione e molti altri, credono solo nella rete collettiva e credono che una grande battaglia sulle intercettazioni si fa solo concordando assieme il percorso, come abbiamo fatto il 1 luglio, e non defletteremo mai da questo modo di essere, credo che potrebbe essere di grande importanza che subito dopo gli annunci che farete sulla giornata del silenzio del 9, ci sia una riconvocazione del tavolo di tutte le associazioni che hanno dato vita alla manifestazione del 1 luglio, ecco perché non capisco tutta la frenesia solo sulla giornata del 9, come se fosse la spallata. Non c'è nessuna spallata, né politica né mediatica, non è un problema di visibilità questa battaglia, è un problema di democrazia, che è una cosa un po' più seria, la democrazia, della visibilità momentanea. Allora è fondamentale decidere assieme dopo il giorno 9 le modalità degli esposti, le modalità dei ricorsi, le modalità della protesta dentro e fuori la rete. Qui sono venute fuori due idee straordinarie, che però sarei scorretto se intestassi a qualcuno di noi. Vorrei che uscissero dal tavolo comune. Una è la battaglia specifica sul tema della rete qui posta da Venier,
che dobbiamo forse mettere più al centro della nostra attenzione, che è un'azione specifica e capillare, chiedendo che dentro lo scorporo ci sia lo scorporo immediato di queste norme della vergogna, e l'altra, qui c'è Grassucci, deciderete voi, credo che occorra passare sul tema della finanziaria a iniziative più clamorose e più visibili, senza aspettare che ci sia, come dire, di raccogliere morti e feriti alla Camera col voto di fiducia. Ecco, ci auguriamo che ci sia questa convocazione collettiva, perché noi siamo tra quelli che ci muoveremo soltanto in presenza di questo percorso collettivo. Grazie. Ecco, abbiamo, diciamo, abbiamo fatto...